barriere acustiche. Il bosco che andremo a creare quest'anno è un bosco all'interno di un'area che si trova in via Bertoloni, a Marina di Carrara, in particolare tra via Bertoloni e via Bassa. È una di quelle aree che discendono, che sono state cedute al comune a seguito di interventi di realizzazione di nuovi fabbricati in convenzione con il comune. È un'area di circa 3.500 metri quadri e quindi come primo step crediamo che possa essere idonea allo scopo. L'evento, lo vedete nella locandina, avverrà il 19 di novembre, domenica, ed è chiaramente aperto a tutta la cittadinanza, anzi chiediamo alla cittadinanza di intervenire. È stato curato, c'è stato il grande interessamento del Presidente del Consiglio Comunale, Michele Palma, e di Amia. L'evento è stato organizzato assieme ad Amia e verranno messe a dimora circa in quest'area per poi proseguire anche nelle settimane successive circa 400 piante che andranno a coprire il numero dei nuovi nati nel comune di Carrara per l'anno 2017. C'è un obbligo di legge che discende dalla legge Rutelli del 1992 che prevede appunto di piantare ogni anno un albero per ogni nuovo nato. Questo è un obbligo di legge che è stato costantemente disatteso, ma da quest'anno confidiamo di riuscire a ottemperare a questa previsione normativa. Un'unica cosa, un ringraziamento particolare ad Aurora, che è una ragazza della quinta liceo che ci ha consentito, grazie a una sua idea, di poter sviluppare poi la locandina dell'evento. Abbiamo preso spunto da questa idea di Aurora. Direi che ti posso lasciare la parola un po' per anche i dettagli, le piantine, l'organizzazione, ciò che è successo in queste settimane. Sì, allora questi che ha detto Sara sono degli ottimi motivi per realizzare un bosco urbano, quindi per gli ambientali, ecologici oltre che normativi. C'è un altro motivo che a me piace molto sottolineare, che è il fatto che con questo tipo di intervento si va a recuperare un'area che era in stato di abbandono e quindi lasciata al degrado e la rendiamo nuovamente fruibile ai cittadini. Questo è praticamente una piccola porzione del terreno del comune che diventerà di nuovo realmente al servizio della comunità. Inoltre l'idea di far partecipare i cittadini riteniamo che sia molto importante perché in questo modo crediamo, diamo modo secondo noi ai cittadini di sentire quello che stanno facendo, il nuovo bosco, la nuova area verde che andrà a nascere, di sentirla un pochino più loro. Cioè, quindi noi abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini, le associazioni ambientaliste e il quartiere tutto per partecipare proprio a piantare questi alberi e crediamo che in questo modo lo sentiranno un pochino più loro questo nuovo bosco e quindi lo cureranno e lo proteggeranno. Insomma, in questo modo la partecipazione crediamo che possa aumentare il senso civico e dare ossigeno, diciamo, oltre che all'ambiente, anche al senso di comunità. Per questo proporrò nelle prossime settimane al Consiglio Comunale di adottare una delibera affinché questo tipo di intervento possa diventare non più un intervento così una tantum, ma una cosa strutturale e quindi proporrò al Consiglio Comunale, che poi ovviamente lo valuterà in piena autonomia e libertà, di adottare un provvedimento per cui magari l'amministrazione possa mettere un piccolo fondo di bilancio, piccolino, perché sono interventi che hanno costi quasi zero,
però in maniera tale che ogni anno si possa fare questo tipo di intervento, in maniera che ogni anno si possa andare a sottrarre un'altra porzione di terreno comunale abbandonato, toglierla al degrado e renderla di nuovo fruibile alla cittadinanza. Quest'anno lo facciamo a Marina, magari un altro anno troviamo un terreno da farlo a Venza oppure a Bonascola, cioè in questo modo diciamo piano piano rendiamo fruibili porzioni di terreno e le restituiamo alla cittadinanza. Un'altra cosa che mi piacerebbe è che cercare di coinvolgere anche le scuole in questo tipo di iniziativa, quindi per il prossimo anno, sempre che il Consiglio Comunale vorrà dotarsi di questo tipo di delibera, ci piacerebbe coinvolgere anche i bambini nel fare una giornata di piantare un nuovo bosco partendo da piantine piccole piccole, magari in maniera che anche loro possano farlo. Questo grosso modo è la... Ecco, magari per i dettagli del progetto e per il coinvolgimento di Amia, l'evento è possibile grazie ad Amia che ci ha dato e ci darà un grosso supporto anche per la gestione proprio di domenica, e poi ci ha dato tutto il supporto dal punto di vista agronomico, quindi lascio la parola alla dottoressa Venuti che è qui con noi. Grazie. Sì, noi abbiamo partecipato come azienda personalmente con molto favore a questa iniziativa, che è sicuramente una bella iniziativa di recupero di aree cittadine, e abbiamo messo a disposizione la competenza del nostro tecnico, il dottor Mengoni, che è un agronomo esperto e che ha scelto la tipologia di piante e ne ha curato, diciamo, l'ordine e il posizionamento. Metteremo a disposizione anche il materiale necessario per le piantumazioni che, come hanno ricordato l'assessore e il presidente del consiglio, vedrà la partecipazione delle persone, quindi metteremo a disposizione delle vanghe, e quindi chi vuole può materialmente partecipare alla piantumazione facendo la piccola buca e mettendo a dimora il proprio albero, diciamo così. Naturalmente ci sarà del personale anche di Amia presente, che nel caso di difficoltà o comunque per dare una mano con queste operazioni sarà presente e per tutta la giornata all'iniziativa. Nei giorni successivi poi il completamento delle operazioni sarà fatto direttamente da Amia. Amia ha anche provveduto a ripulire prima appunto di questa operazione l'area che era purtroppo oggetto anche di discarica di detriti in maniera poi razionale e anche non autorizzata, quindi ha ripulito l'area e ha messo. Il dottor Mercuri vuole completare l'esposizione. Sì, molto sinteticamente, ma cioè, le cose diciamo, basilari sono già state ampiamente trattate. Diciamo che i primi alberi che verranno messi a dimora in questo progetto di bosco urbano di Albertoloni saranno presi e acquisiti presso il Vivaio Forestale di Rincine, nella provincia di Firenze. Livello forestale di Rincine, si gestisce dall'Unione Comuni Valle di Sieve. E che alberi saranno? Che alberi saranno? Appunto ci arrivavo, sono 40 cipressi con i bulgari, 20 pini domestici, 20 tigli e 20 aci, questi saranno i primi 100 alberi. 20 tigli e 20 aci? Sì, 20 aci di campestri, a cui poi aggiungeremo delle essenze arbustive tipo allori e cose di questo tipo, che può succedere se andrà a, diciamo, a estendere, insomma, a sviluppare. Orientativamente si cercherà di dare luogo a una piccola pinetina nella parte, diciamo, più lontana degli abitati, nella zona pregiata, diciamo, verso via in estate, ma che non faccia ombra, perché è un po' pregiata da diciamo, più fruibile nel periodo invernale. Un boschettino misto di aceri e tigli, quindi sono latifoglie, piante che perdono le foglie, si possono presto, diciamo, avere zone d'ombra in estate, ma zone ci sono soggiate in inverno, e con i cipressi contornare un pochino l'accesso all'area e delimitare verso l'autostrada e la provincia vicina a distanze veramente legali. Questo è un po' la grandi linee quello che sarà questa zona. Chiaramente sarà molto importante la partecipazione, insomma, dei cittadini che poi accoglieranno l'amministrazione, non soltanto nella fase di impianto ma anche nella fase successiva di controllo dell'area, eventualmente anche di piccoli interventi di comunicazione. Chi è che curerà
chiaramente il supporto di AMI è un marker quasi una fase iniziale anche successiva, però chiaramente penso che lo spirito di questa iniziativa, ma anche in generale il sistema, insomma, se si trova una gestione sostenibile dell'area verde, se si trova una migliore conquista, quindi il coinvolgimento della cittadinanza sicuramente è importante. Sarà un bosco che crescerà con la cittadinanza. Sì, assolutamente. La cosa importante, si tratta di piantine di forestale, non di piccolissime, nel senso che non sono piantine di 2-3 anni, sono piante di 7-8 anni, ma non si tratta di piante, diciamo, da arredo urbano, di alberi di circonferenza, tipo quelli che vedete che piantiamo le viali, cioè si tratta di alberi con altezze che vanno dal 1,5 metri a 1,5 metri, e diciamo che vostro ancora fino fuori, cioè si tratta di alberi giovani, quindi cresceranno, insomma, come sono, come si vede, poi la legge moderna, quindi si piantano in sostanza. E quanto ci vorrà poi per crescere? È quello che dipende da diverse specie, ci preso anche se affastigiata questa. Un pochino più lento, gli acei si sviluppano abbastanza velocemente, l'acido un pochino meno, chiaramente ci vuole il tempo che ci vuole, nel senso che il bosco non si crea, spesso nell'arco di una vita, anche di più vite, quindi chiaramente si tratta di dare spazio a queste piante, di farle crescere, di aiutarle soprattutto poi nelle prime fasi di sviluppo. No, per capire, ma saranno installate delle panchine, esatto, o trattandosi di bosco rimarrà tutto naturale? In questa fase partiamo con il bosco, perché questo è un progetto quasi a costo zero, quasi, chiaramente molto limitati, anche perché grazie al supporto di AMIA abbiamo veramente ridotto. C'è un costo di acquisto di un centinaio di alberature che è veramente limitato, si arriva su 3-4 mila euro, ovviamente ci sarà il personale a disposizione, poi nel tempo si incrementerà questo costo per il posizionamento, soprattutto sembra un assurdo, ma insomma costerà più la rete, la loro di recinzione, la piantumazione e il mantenimento di quello che quello delle alberature, però io credo che sia grandissimo invece proporzionalmente il valore anche simbolico in questa operazione. Forse mi permetto, anche le scuole potrebbero anche già cominciare ad andare a visitarlo per entrare anche nell'ottica una visione di questi spazi. E poi successivamente invece ci saranno tutte quelle opere che renderanno più fruibile e più vivibile lo spazio verde, quindi l'installazione di alcune panchine, anche una fontana, quindi tutto ciò che renderà effettivamente lo spazio uno spazio a servizio della cittadinanza. Ma per irrigarlo a quando? Sarà realizzato, diciamo, nella fase invernale non ci saranno grosse necessità per l'irrigazione, invece a iniziare dalla prossima tarda primavera sarà realizzato un pozzo. Io invece volevo farvi una domanda che, diciamo, è parallela a questo progetto. Voi adesso con questo progetto voi dite: noi ci riappropriamo di uno spazio che adesso è nel degrado. Ok. Lì vicino, basta passare il viale, adesso c'è la famosa pista d'emergenza che era stata costruita dopo l'alluvione, sì, per servire via Argine Destra. Sì. Visto che adesso il cantiere lì è finito, la regione l'ha riconsegnato, e visto che almeno inizialmente i patti erano che, come era stata fatta dagli industriali, poi sarebbe stata smantellata, lì l'amministrazione si sta interessando per... No, la pista di cantiere, questo è un altro argomento. Comunque, no, la pista di cantiere in realtà sarà mantenuta, ma su questo ne avevamo già dato notizia, perché sarà utilizzata come nuova pista di cantiere per accedere alle aree che saranno interessate dalle lavorazioni sul torrente Carrione. La regione... Però la strada verrà chiusa, verrà mantenuta così? La strada che attualmente costeggia l'autostrada sarà utilizzata come strada di cantiere per raggiungere il torrente Carrione quando saranno... quando ci saranno le lavorazioni sul torrente Carrione, quindi necessariamente ci sarà la necessità di interrompere una parte delle viabilità, verrà utilizzata quella strada per
collocare la viabilità per raggiungere sia le imprese che ci sono lungo il Carione, sia l'area di cantiere. Il progetto, la regione sta predisponendo il progetto definitivo, è andato in conferenza dei servizi un paio di settimane fa, mi pare, quindi non saranno... Sugli altri lotti, cioè i lavori che verranno eseguiti sugli altri lotti. La realizzazione dell'alveo di Magra, sto parlando di realizzazione dell'alveo di Magra, che a partire dalla foce del Carione sarà realizzata a grosso modo fino a metà della distanza che c'è tra Marina e Rienza. Il primo lotto grosso modo è questo e riguarda la realizzazione dell'alveo di Magra. Ok, e su questo progetto siamo al definitivo, è arrivato in conferenza dei servizi? È stata fatta la conferenza dei servizi, sì. Invece tornando a questo volevo sapere, Aurora chi è, che scuola? Aurora è una ragazza che ha avuto l'idea, che ha dato il là, l'idea del bosco o l'idea del bosco? No, l'idea grafica della locandina. Quindi cos'è? È una studentessa della quinta liceo. Ma perché non si può sapere il nome? Motivi di privacy. Ma comunque la pista di Villa Cici la chiudete adesso o perché o continua a essere comunque aperta al transito? Anche se... Dunque, la pista di Villa Cici, le notizie che avevo io, però probabilmente l'assessore Raggi sarebbe più puntuale di me. Le notizie che io avevo è che è stata finita l'asfaltatura della strada lungo il Carione, via Argine Destro, non era ancora stata accettata in realtà dalla regione, quindi è un, diciamo, la che sono pratiche burocratiche. La settimana scorsa non l'ha per finito il cantiere, anche burocraticamente, così ci hanno detto, ha detto l'assessore che abbiamo scritto sul giardino. Quindi le risposte lei in realtà ce le ha già. Quella si può sapere, sì. Ma non c'è perché non si può, cioè, se sono delle cose perché non si può citare.